Galattici Hobbisti, benvenuti alla rubrica Punto di Non Ritorno, la rubrica che ci spiega come tutto è cominciato per il nostro hobby, quindi il punto da cui non siamo più tornati indietro. Raccontateci anche voi qual è stato il vostro punto di non ritorno, come avete cominciato l'hobby. Oggi, per la rubrica Punto di Non Ritorno, un punto nero sul culo dell'universo, Colombino, che ci racconterà come ha cominciato la sua avventura come, diciamo, hobbista. Ciao bene. Colombino, come hai cominciato la tua carriera di, diciamo, hobbista? Ho cominciato a giocare a Warhammer, a dedicarmi all'hobby del Warhammer, in tenera età. Mi ricordo... Poeta, cazzo, in tenera età. Quando ancora si spezzava con un grissino. A che età? L'età di 10 anni e andavo ancora alle elementari, mi ricordo. Dai! L'unico in Italia che a 10 anni andava alle elementari. Porca miseria! Un genio! Lo so, purtroppo non sono riuscito ad andare avanti. Gli altri 10 anni. Anche loro andavano. Dai! Allora, l'ultimo anno ci sta un po' di confusione, magari. Esatto. Era l'ultimo anno delle elementari. Comunque. L'ottavo. Perché? Avanti, avanti. A 10 anni si va all'elementare. Ma la cosa bella è che si confonde da solo, capito? E quella è la cosa geniale, che riesce a confondersi da solo. Comunque, io non capisco cosa mette da ridere. No, niente. Però sei sceso proprio. Colombino. Ok. Aspetta. Scusate ragazzi. Picchia vomito. Oddio. No, lì è una parola. Esce la pizza col pollo. Con calma. Capo. Questa rubrica è appena iniziata è già finita male. Non capisco proprio io. Cosa dico, due cose. Come si chiama il tuo maestro? Il ben noto maestro di Warhammer, il signor Paesiello. Ok. È stato uno dei miei maestri del Warhammer. Quindi se non ho imparato bene è colpa sua. Cos'è la cosa che ti ha fatto cominciare? Mi ricordo che c'era questo mio amico, che adesso non vedo più da molto tempo, però... Se avete notizie riguardo l'amico di Colombino, fatecelo sapere in rubrica, commentando il video, chi se lo avete visto. Quindi questo mio amico mi ha mostrato i pupazzetti di Warhammer per la prima volta. Vabbè. No, sono modellini. Ok, già il fatto che li chiamano pupazzetti denota il personaggio comunque. Vabbè, mi ricordo che erano giocavamo io e questo mio amico con dei modelli di Space Marine contro dei modelli tiranidi, se non ricordo male. Ok. È stato un po' di tempo. E subito mi sono appassionato a questo gioco di miniature in cui erano coinvolti sparatorie e robe simili. E da quel momento mi sono interessato alla cosa e sono andato nel negozio della mia città, che era un negozio ufficiale GV. Facciamo un po' di pubblicità alla GV, lì. Va bene. Allora il manager mi ha consigliato di acquistare la scatola base di Warhammer 40.000, che era la battaglia di McRage, in cui gli Ultramarine difendevano il loro pianeta dall'invasione tiranide in corso. Mm. E come mai, nel senso, però ti ricordi bene questa sorta di impostazione narrativa di questa scatola introduttiva? Certo, c'era un sergente esploratore che doveva proteggere, non mi ricordo più cosa, e c'erano varie missioni in cui con un manipolo di Space Marine bisognava resistere alle ondate di mostri che cercavano di... E c'erano tutti questi scenari, era molto figo, mi ricordo, sì. Ed è stata è stato il primo acquisto che ho fatto, come quasi tutti, penso, quelli che hanno cominciato questo hobby, hanno cominciato dalla scatola base. Modelli dipinti di questa scatola base? In realtà li ho dipinti quasi tutti i modelli di questa scatola. Vedi. Allora, cioè, le mie capacità... Vabbè, non è che fosse quanti anni... il massimo, avevo 10 anni, però... Avevi appena finito l'elementare, quindi... mi ricordo che li avevo dipinti... Tutti. Ultramarine blu e i traini viola. E cosa è successo? È successo che
mi ero un po' rotto le scatole di Warhammer 40.000 e volevo provare a vedere come era l'altro gioco che era Warhammer Fantasy Battle. Ho cominciato volendo giocare gli alti elfi e ho comprato questo modello di Imric, principe drago di Kaledor. Allora col drago bruttissimo, con le zampe, orribile, adesso i draghi che fanno adesso sono delle figate assurde in confronto. Però all'epoca era bellissimo quel coso, mi piaceva un sacco quel drago. C'era il modello di Imric che teneva il corno e la lancia delle stelle, si chiama giusto la sua. Aveva in mano la lancia delle stelle, insomma il drago l'ho montato malissimo, è venuto fuori una schifezza, infatti quel povero Imric. Però ho cominciato così e sono particolarmente affezionato a questo modello perché è stato, diciamo, il mio primo modello che ho comprato. Infatti i miei amici mi dicevano: no, ma compra prima le truppe perché devi fare l'esercito, in esercito devi metterci per forza le truppe. E tu frega cazzi. A me non fregava un c***o, ho preso il mio drago perché mi piacevano i draghi e i tizi che cavalcavano i draghi. Sì. Ho sempre privilegiato la parte del gioco piuttosto che la parte pura più modellistica. Pollice verde del modellismo, guarda in camera. Da quel momento basta, sono arrivato al mio punto di non ritorno. Vorrebbero sapere qual è la tua armata preferita. Ecco, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, io ho comprato questo modello degli Alti Elfi, però non ho comprato più alcun altro modello degli Altri Elfi. Degli Altri Elfi. Degli Altri Elfi e neanche degli Alti Elfi. Tutti gli Elfi. Ho cominciato subito dopo, mi sono incantato guardando il libro degli eserciti, l'allora libro degli eserciti dei Conti Vampiro. In realtà il mio esercito storico, diciamo, a cui sono particolarmente affezionato, Silvani, come background, sono proprio i Conti Vampiro. Adesso è un esercito di Conti Vampiro. No. Diciamo che nella mia carriera modellistica ho cambiato molte volte il mio esercito. Perché nel corso della mia carriera, diciamo... Cosa hai preso? Ho più volte rivenduto dei modelli a delle altre persone per poi comprare altri eserciti. Ho provato molti eserciti diversi. Sì, e qual è stato... Quali eserciti hai provato nella tua storia di giocatore di Warhammer? Ho cominciato con i Conti Vampiro. Che erano i tuoi preferiti, quindi mi sembra logico. Sicuramente. Io ho venduto tutto, non in blocco, ma... Man mano. Cioè, in due o tre... Vabbè. E ho comprato l'esercito di demoni del caos. E poi ho cambiato ancora esercito e ho provato un esercito di Elfi Oscuri. Sì. Dopodiché ho venduto anche questi Elfi Oscuri e ho comprato un esercito di Elfi Silvani. Nel frattempo sono passati gli anni, perché comunque non è che cambiassi esercito... una volta ogni mese, lo cambiavo ogni due anni, ogni due anni più o meno. Ok. E quindi a quel punto siamo arrivati alla fine dei tempi. La fine dei tempi nel gioco è stata proprio la fine dei tempi per i miei modelli e per il mio giocare a Warhammer. Infatti per un paio d'anni ho smesso del tutto di farlo. Avevo un esercito molto grande di Elfi Silvani. Poveri Elfi Silvani. Diciamo, allora, senza essere troppo noiosi o tristi e melodrammatici, questi miei poveri Elfi Silvani, un esercito immenso, bellissimo, con tantissimi modelli anche vecchi. Tipo Orion. Tipo, per esempio, Orion, il modello vecchio di Orion. Orion? Signore dei Boschi, Re dei Boschi. Però non era il modello attuale, era un modello vintage di Orion. Quindi, dei Boschi, quindi ancora più raro. Chissà quanto valeva. Non vedo, l'altro giorno sono passato, ho visto Orion, Re dei Boschi, giù un 500.000 euro. Una cosa pazzesca. Sei diventato ricco, ricco diventato. Eri già ricco. Orion Re dei Boschi. Cioè, avevo tantissimi modelli di questo esercito. Avevo anche preso il drago degli Elfi Oscuri, l'avevo modificato per farlo diventare drago della foresta, con l'albero sotto, ho fatto un sacco di lavoro. Nestra e Aran, che adesso non ci sono più nell'attuale background, però erano due personaggi molto fighi del background degli Elfi Oscuri. E che cavalcavano questo drago, avevo in mente di fare molte modifiche e poi di avere un bel esercito alla fine della... Quindi cosa è successo? A un certo punto, dopo la fine dei tempi e con l'avvento di Age of Sigmar, quindi avevo deciso di proprio smettere di coltivare questo hobby e di vendere tutto quello che avevo. E ti sei affidato a un canale ufficiale? No, purtroppo mi sono fidato di una persona a cui avrei dovuto... che avrebbe dovuto trovare qualcuno interessato ai miei modelli e a cui avrebbe dovuto venderli. Come però... trovo questa persona? Già aiuteremo anche i nostri ascoltatori a non cadere in queste mendaci trappole. È una persona che conoscevo e aveva già fatto questa cosa di trovare degli acquirenti per le mie vendite di modelli. I tuoi amici la conoscevano? Sì. Ti hanno consigliato di fare affari? No, assolutamente no. Comunque, a quanto pare questa persona è sparita. Non mi ha dato più notizie dei miei modelli, che tra l'altro lui aveva in custodia, diciamo. Poveri Elfi Silvani.
cosa direbbe il Colombino di oggi al Colombino di ieri? Non scambiare i pupazzi. Non si vendono mai modelli. E sarebbe bene che le persone non vendessero continuamente i propri modelli soltanto per avere l'ultimo esercito del momento e che performa sul campo di battaglia. Qual è la cosa migliore e la cosa peggiore che sono successe da quando è iniziato ad oggi? La cosa peggiore sicuramente che è successa è stata la fine del vecchio mondo. Io c'ero molto affezionato all'immaginario, al background. Dal mio punto di vista, per quanto riguarda l'hobby, è stata la cosa più catastrofica. Si è evoluto tutto in una maniera molto rapida e distruttiva. Mi ricordo che verso la fine del Warhammer, quindi in quell'era in cui sono usciti i libri di End of Times, che hanno portato alla fine del vecchio mondo e allo sviluppo del nuovo background, abbiamo fatto diversi tornei. Mm-hmm. Le partite erano a tema End of Times, per ricalcare il tema End of Times, in cui si poteva giocare per esempio il modello di Nagash, che era estremamente forte, o il modello di Malekith, divenuto di nuovo re di tutti gli elfi. Abbiamo accompagnato il Warhammer nell'ultimo canto del cigno con questa serie di tornei, e uno di questi in particolare è stato organizzato a squadre. Ho fatto il primo torneo a squadre di Warhammer. Mm-hmm. È stato un evento molto bello in cui abbiamo tra l'altro vinto il torneo. È un bel evento perché ho giocato con tutti i miei amici con cui spesso andavamo a fare dei tornei, o comunque con cui spesso giocavamo per prepararci ai tornei. Chi c'era in squadra con te? C'era Simone. Grazie Simone. Grazie Simone. È parte costituente del canale. C'era il nostro amico Aspirina, con cui io spesso andavo a fare i tornei in giro per... Ma si dice che Aspirina, il tuo amico Aspirina, sia un tuo fan sfegatato. Ah sì? Aspirina! Un altro ragazzo che è sempre stato un po' più piccolo di noi e veniva con noi al negozio, che si chiama Sinan, lo saluto. Ciao Sinan! Abbiamo creato questo team e abbiamo performato, siamo stati tutti molto bravi e abbiamo vinto il torneo. Warhammer è un hobby che ti permette di stare insieme ad altri e di goderti il tempo insieme ad altri. Io sono molto contento di aver conosciuto questo hobby. Perché? Come perché? L'ho appena detto. Ok. Ma perché ok? Ok, nel senso... Cosa diresti, scusa, perché? Okay, riguardo cosa? Perché sei contento di aver conosciuto il Warhammer? Perché mi ha fatto conoscere un sacco di persone interessanti. È vero, l'ho appena detto. Mi sembra che la tua storia melanconica, drammatica e neomelodica possa funzionare. Come riassumeresti il tuo rapporto con Warhammer in una parola? Un approccio teorico, direi. Teorico? Sì. Non ti chiedo il perché ho paura della tua risposta. Questo è tutto, gente. Se avete commenti o domande da fare, scrivete pure sotto qua. E mi raccomando, non dimenticatevi di mettervi piace al nostro canale di YouTube e perché? Se volete potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook. Ma perché? Perché cosa? Vuoi fare la tua mossa speciale? Hai creato un motto? Nel frattempo. Ma perché? Perché mi dici sta cosa? Lo sai che non l'ho fatto? Che cazzo me lo chiedi a fare? Cioè, scusa. Stronzo, cioè. Quale potrebbe essere un motto? Quanti motti ti ricordi? Tutti per uno per tutti. Sì. È un motto. Però non c'entra un cazzo, quindi. Ho capito, ma stiamo parlando di motti in generale. Facendo così, ci arriviamo a cosa? A inventarcene uno. Cominciamo con riconosci, uno per tutti, tutti per uno. Vabbè, magari facciamo delle assonanze, facciamo delle rime. So. Tipo? Guida galattica per modellisti? Quello non ti ho già trovato. Ok, però potrebbe centrare quella...